per quanto riguarda la credo che possa essere utile anche chi non conosce il progetto, l'insediamento è localizzato in località Cascina, Cascina Cesarina, e la parte contornata in arancio, diciamo, centrale rispetto alla cartina, quella in giallo è il parco Arda Nord, sulla sinistra appunto troviamo la città di Cassano, il fiume Arda, diciamo l'insediamento di cava che il consorzio di TM ha proposto per Cassano, appunto quello centrale legato in arancio. Quella macchia azzurra dall'altra parte invece l'ha detto la frequenza di Treviso. L'area verde che si vede sempre lì in prossimità dell'area di cava è invece la zona che sarebbe individuata per la localizzazione di un frantoio per la lavorazione del materiale proveniente dall'escavazione. Nella parte bassa della cantina si vede un tracciato della ferrovia storica, che è tracciato dalla ferrovia, dalla nuova ferrovia e poi anche tracciato dell'autostrada. Questa è l'individuazione appunto catastale della cava e la cava interessa un'area di circa 246.000 metri e la parte diciamo che poi per realizzare verrà effettivamente cavata è invece più ridotta da circa 176.000 metri. Sempre quindi si vede la parte che sarebbe destinata al frantoio appunto per la lavorazione del materiale. L'escavazione nel progetto del consorzio BBM dovrebbe avvenire secondo tre opere funzionali. Il consorzio ha individuato appunto una necessità di materiale per la realizzazione dell'autostrada di 2.400.000 metri cubi, che non rappresenta i consiglieri che nella vecchia cava di Caravaggio era previsto invece un dimensionamento della cava di 2 milioni di metri cubi. Questo dimensionamento è stato ampliato di ulteriori 400.000 metri cubi per via delle modifiche che il CIPE ha fatto nel giugno del 2009, ha tracciato dalla Trentino, e quindi il consorzio ha appunto le necessità per la realizzazione dell'autostrada che erano appunto conosciute. L'intervento, secondo i proponenti, dovrebbe avvenire secondo tre lotti funzionali. Questo è il primo lotto, che si trova la parte sud, il secondo lotto e successivamente un terzo lotto di escavazione a completamento appunto della cava. I tempi per l'escavazione previsti sono di 30 mesi, 25 mesi per lotto, con un massimo comunque di 30 mesi. Dicevo prima, l'estensione della cava è 176.000 metri quadri, ma l'estensione complessiva è 246.000 metri quadri. La cava verrà realizzata in falda perché la proposta è di realizzare appunto una cava in falda con una profondità di escavazione di 25 metri, il piano diciamo, della falda di falda è 25 metri e 11 metri sotto il piano attuale di campagna. Per quanto riguarda le modalità il consorzio individuo per avere l'accesso alla cava, diciamo, interessa nella sua realizzazione anche un pezzo di strada che attualmente collegava la cascina Taranta, diciamo, la cascina Corda e alla cascina Cesarina. E in questo modo sarà necessario quindi deviare le strade esistenti se il progetto appunto verrà realizzato, e sia una deviazione delle strade dovranno essere deviate poi anche delle rocce chiaramente interessando appunto la realizzazione della cava anche i corsi del progetto ufficiale. Quella in giallo che si vede è l'accesso della cava, che è nella parte superiore della cartina, fino all'autostrada Tre Vemmi, che
media di 582 mezzi al giorno e un massimo di 873 mezzi al giorno. Per dare un'idea e consigliere al pubblico dell'impatto di questa cava, una cava ordinaria, ci diceva una cava che produce all'incirca 100.000 metri cubi all'anno di materiali di linea. Questa cava probabilmente dovrà produrre all'incirca 1 milione di metri cubi all'anno di materiali inerti, quindi è una cava che sicuramente induce anche un impatto forte sul territorio, proprio perché viene fatta una cava da 2 milioni e mezzo di metri cubi, deve essere esaurita con i tempi del cantiere per beni, che sono tempi stretti, che sono appunto quei 30 mesi a cui si diceva. Questa è la soluzione, diciamo, finale, come si troverà il sito se il progetto verrà realizzato. Questo è un progetto che viene proposto dal centro Barbera e deve essere aggiunto poi dalla discussione, dovrà essere accolto o modificato dalla regione, si dovrà valutare se il progetto esecutivo rispetta le prescrizioni che sono contenute nel decreto che appunto la regione ha fatto nel luglio scorso. È evidente, diciamo, che la soluzione la cava viene in alto e quindi il risultato sarà un lago di una trasformazione irreversibile di una fermo importante del territorio del nostro comune. Siccome all'interno dell'autorizzazione regionale ci sono delle prescrizioni, queste sono alcune soluzioni che il proponente diciamo, ha fatto per accogliere, per far fronte alle prescrizioni. Allora, come dicevamo, c'è la parte in giallo che è appunto il collegamento tra il cantiere e la carta, non viene entrata la priorità ordinaria, poi vengono proposte, se mi permettete un giudizio personale, vengono proposte sono estremamente ridotte rispetto alla funzione che dovrebbero avere. Per ridurre l'impatto il proponente si limiterebbe a realizzare due piste ciclopedonali una di 500 metri e l'altra di 800 metri per ridurre un impatto di un intervento sicuramente massiccio e devastante.